Ciao ragazze e ciao ragazzi, allora benvenuti in un video outfit. È un bel po' che non ne faccio video outfit, però di recente non ho avuto molta fantasia sul vestirmi. Ti prego, devo mettere questa cosa dentro al mio video. Un secondo. Dopo l'intermezzo di Amélie, proseguiamo. Allora, per quanto riguarda il viso, ho optato per un trucco molto naturale, un make-up no make-up, specialmente sugli occhi. Sulle labbra le ho illuminate con un po' di gloss color carne. Unghie naturalissime, solo un po' di trasparente. Stamattina non avevo nessunissima voglia di mettere smalto, andavo di fretta. Per quanto riguarda i jewels, ho indossato questo nuovo ciondolo che ho preso di recente su Amazon con il pallone di pallavolo pieno di strass. Di questo ho comprato gli orecchini abbinati che stasera non indosso e anche il braccialetto. Sono alla ricerca dell'anello. Poi, per quanto riguarda anelli, ho indossato su questa mano questo super anello a croce greca. Ce l'ho da sempre, non so da quanti anni ce l'ho quest'anello, ma mi piace sempre. E su quest'altro polso ho un semplice orologio con maglia larga. Questo mi fu regalato, se non sbaglio, da mia cugina Elena. Sì, mi sa di sì. Sopra ho deciso di indossare questa maglia nera e sotto una camicia bianca. La particolarità di questa camicia sono questi volant molto Lady Oscar. Li adoro. Che poi abbinati alla giacca che vi farò vedere tra qualche secondo, un match da paura. Particolarità della maglia invece sono questi falsi bottoncini. Mi piacciono tantissimo. Non è super calda, il periodo è un pochino freddo, però vabbè, sopra poi ci aggiungiamo altro. Allora, sotto ho deciso di mettere questo pantalone molto aderente, molto stretto, che ha una particolarità, anzi più di una. Però la seconda non si vede perché è dentro agli stivali. Particolarità che si vede è questa banda sul lato della gamba in raso che prende benissimo la luce ed è molto carino. E si riprende poi vabbè, con tutto il look che sto cercando di ricreare. Altra particolarità sono le cerniere delle finte tasche perché non servono a praticamente nulla. E questo qua è il pezzo di sopra. Poi ai piedi ho deciso di indossare questi stivali che hanno i suoi anni, però sono bellissimi, si tengono una meraviglia. Mi piacciono tantissimo, hanno un tacco largo molto comodo con una paramilitare sotto, tipo che ricorda un po' l'anfibio. E sul laterale c'è questo gioco di nastri, lacci, molto quasi cowgirl, mi piacciono tantissimo. Poi sono comodissimi. E sui San Pietrini di Salerno. Diciamo che mi scapezzo poco. Comunque mi scapezzo. Dietro invece è fatto così. Non so se si è notato, ma qui è leggermente più alto e poi scendono. Allora, il video di questa sera parte da questa. Questa giacca l'adoro, ce l'ho da una vita, l'ho messa 3 volte. Mi piace tantissimo, però è difficile da abbinare, è particolare. E lei è stata venduta insieme a un vestito che mi piace ancora di più. Però la giacca è troppo particolare. Ha un taglio. Allora, mi ricorda una giacca militare tipo però dell'Ottocento. Ha questo tessuto molto particolare. È un grigio scuro, è un tortora, è un taupe. È un color particolare di Chanel. È troppo bella. Poi ha, a parte il cane che saltella, ma si è visto il cane? Ok. Ha delle tasche gonfie, rigonfie. Sono stranissime, fermate da queste cinturine, da un lato e dall'altro. Ed è molto avvitata. Si riprende anche dietro il cinturino. Ha delle belle spalline e ha questo collo particolare. Così è aperta, ma chiusa è ancora più bella. Allora, ha una serie di bottoni interni, quindi va prima chiusa dall'interno. E poi chiusa avanti. E si riconoscono i bottoni.
Ce ne dovrebbe essere anche uno sopra, un attimino. E così è chiusa. È bellissima, mi piace tantissimo. I bottoni si riprendono anche sulla manica ed è stupenda, è veramente militarissima. Sopra, visto che è autunno, quasi inverno, fa freddo, probabilmente per uscire metterò anche il cappotto, però per completare l'outfit ho pensato a un poncho. Questo poncho già ve l'ho fatto vedere, è un poncho di lana. Ci andrebbe meglio qualcosa molto più largo, avvolgente, però purtroppo il nero non ce l'ho. Quindi questo sarebbe il look completato. Ultimo accessorio, ovviamente la borsa. Ho deciso di mettere questa qui quadrata di bata, ovviamente da portare a mano perché è piccina. Spero che questo video e questo look soprattutto ti siano piaciuti. Se ti è piaciuto il mio look, mi raccomando, supportami con un pollice in su. Se ti va e non vuoi perderti i miei prossimi video, c'è la possibilità di iscriverti sia giù nell'info box che nell'ultima schermata, che è verso su e anche verso giù. Ci sono tantissimi pulsantini. E null'altro, io ti saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze e ciao ragazzi, in gamba!